Popolari Glocalizzati Notizie. Direttore Maurizio Compagnone. Buongiorno dalla redazione. Giovedì 8 gennaio, il risveglio di Parigi il giorno dopo l'attentato alla redazione di Charlie Hebdo, che ieri ha fatto 12 morti e 10 feriti. Le operazioni di ricerca dei responsabili da parte della polizia sono continuate per tutta la notte, non solo a Parigi ma anche a Reims, 100 km a nord della capitale. Numerosi gli appartamenti perquisiti, 7 persone sono state arrestate. Il più giovane dei 3 assalitori si è consegnato volontariamente alla polizia, ma avrebbe ricoperto un ruolo di secondo piano. Identificati gli altri 2 terroristi, si tratta dei fratelli franco-algerini Said e Cherif Kouachi, foreign fighters di ritorno dalla Siria. La Francia è stata colpita al cuore, ha detto ieri il presidente francese François Hollande, che ha ribadito il messaggio di libertà di Charlie Hebdo continuerà ad essere difeso. Tutta la Repubblica è stata bersaglio dell'attacco che ha colpito l'ideale di giustizia e pace che la Francia porta a livello internazionale. Dobbiamo trovare, arrestare e giudicare in modo molto serio i responsabili. Parole di Hollande. Migliaia le persone che ieri sera hanno manifestato in piazza, matita alla mano, gridando un solo slogan: Je suis Charlie, io sono Charlie, rispondendo alla frase pronunciata da uno dei terroristi durante l'attacco: abbiamo ucciso Charlie. Ieri Papa Francesco ha espresso tutta la sua più ferma condanna per l'orribile attentato in un messaggio diffuso dal direttore della sala stampa vaticana, padre Federico Lombardi. Intanto nel primo consiglio dei ministri a Palazzo Chigi si parlerà di misure antiterrorismo. Verrà approvato un provvedimento che mira a colpire in particolare i foreign fighters. Alla misura lavorano da tempo i tecnici del ministero. Dopo l'attentato a Parigi si stringe sui tempi. Si prevede la possibilità di punire i combattenti e non solo i reclutatori, come oggi avviene. Si punta poi ad adottare uno stretto controllo di polizia su soggetti a rischio radicalizzazione. In Turchia invece il gruppo di estrema sinistra DHKPC ha rivendicato in un comunicato l'attentato kamikaze di ieri contro un commissariato di Istanbul nel quartiere turistico di Sultanahmet, costato la vita ad un poliziotto oltre che all'attentatrice. Un altro agente è stato ferito. Nella nota il DHKPC ha collegato l'attacco kamikaze con la morte del 15enne Berkin Elvan, ferito mortalmente da un candelotto lacrimogeno esploso da un poliziotto durante le manifestazioni di Gezi Park nel 2013. Questa era l'ultima notizia. L'informazione torna alle 14:30 circa. Vi auguro una buona giornata.